In questa puntata ti voglio dare tre strategie utili per il tuo cambiamento mentale. Il cambiamento non è qualcosa che piace molto al nostro cervello, anzi, in questa circostanza siamo un po' contraddittori, perché ci piace cambiare, ma non troppo. Siamo esseri abitudinari, ci piacciono le nostre abitudini, non siamo dei grandi amanti del cambiamento, però ogni tanto ci piace cambiare qualcosa della nostra vita, tant'è che delle volte succede appunto che cambiamo relazioni, anche amorose, proprio perché siamo stufi della routine, siamo stanchi della routine. Ecco quindi te tre strategie proprio per te, per il tuo cambiamento. Innanzitutto, cerca di uscire dalla zona di comfort. La zona di comfort, come abbiamo detto, siamo esseri abitudinari ed è un bene che ci sia la zona di comfort. Non deve essere vista come qualcosa di negativo la zona di comfort, ma non deve essere una gabbia, non deve diventare una gabbia, una prigione dalla quale non si riesce ad uscire. Quindi poniti degli obiettivi, magari usa proprio un quaderno. Io per esempio ho questo bullet planner e lo uso proprio anche per segnalare quelle che sono le cose che faccio di nuove, diverse ogni giorno, che può essere dal cambiare il gusto della pizza che prendo di solito in pizzeria, piuttosto che cambiare strada, provare ad andare in un supermercato diverso, insomma anche piccole cose. Non c'è bisogno di fare dei cambiamenti straordinari. Piano piano si inizia a fare dei cambiamenti nella propria vita, proprio per uscire dalla zona di comfort, dalla propria routine. E poi un'altra cosa importante, e ve la spiego perché va spiegata molto bene, è smetti di cercare di cambiare. Ecco, noi abbiamo questa foga di voler cambiare, questa angoscia, no? In modo spasmodico, quando bisogna cambiare qualcosa, brum, arrivo come un caterpillar e cerco di cambiare. Ecco, non bisogna fare, forza al cambiamento. Il cambiamento è qualcosa che avviene in modo naturale, step by step, proprio come vi ho suggerito nel primo punto. Non vi ho detto di cambiare completamente, radicalmente la vostra vita, no, piccole cose, step by step. Quando smetti di volerlo controllare, allora il cambiamento arriverà. Ecco che ritorno al concetto dell'ipercontrollo. Non bisogna cercare di controllare tutto. Il cambiamento proprio non arriva quando siamo in iperallerta, in ipercontrollo, dobbiamo avere tutto sotto controllo. No, il cambiamento è come se fosse un vento che arriva nel momento giusto, quando è giusto per te. Magari, ecco, se ti è capitato appunto questa esperienza, scrivila qua sotto nei commenti, che il cambiamento proprio arriva nella tua vita quando meno te l'aspetti, paradossalmente. Le cose belle ti arrivano quando meno te l'aspetti. Perché questo? Infatti, delle volte uno dice: ma proprio quando non me l'aspettavo è arrivato. Invece ho lottato tanto e poi quando ho smesso arriva. Pensiamo anche alla ricerca di un bambino, tante coppie che cercano, cercano, vogliono cambiare la loro vita con un bambino, con un figlio, si mettono, eccetera, e non arriva questo bambino. E poi improvvisamente quando smettono di cercare quel cambiamento arriva. Arriva quel bambino. Questo è un esempio proprio lampante di come dobbiamo smettere di cercare di ipercontrollare tutto e fare in modo che il cambiamento arrivi piano piano, giorno dopo giorno, appunto, con un impegno costante. E poi un'altra cosa che ripeto rispetto all'altro video, è perché è molto importante, è di diventare una persona nuova, non voler cambiare se stessi tornando indietro, no? Ma diventare una persona nuova ogni giorno, anzi, proprio scandagliando ogni giorno quelli che sono gli aspetti che vuoi cambiare della tua vita. Questo è molto importante. Il cambiamento avviene nel momento in cui tu cambi pelle, un po' come i rettili, no? Cambi pelle, la pelle non è più quella, non è più quella di una volta, ma diventa una pelle diversa, nuova. Quindi domandati che persona nuova vuoi essere quest'anno? L'anno di solito solare serve un po' per farsi degli obiettivi, ma pensa che persona nuova vuoi essere quest'anno, per sempre. Che cosa vuoi fare? Che cosa puoi fare nella tua vita per essere una persona nuova? Io penso a tutte quelle persone che fanno fatica a stare da sole
e devono riempire la loro vita, la loro giornata, perché i silenzi sono delle cose che non riescono a sopportare. Ecco, inizia magari a fare delle cose senza la televisione accesa, senza la radio accesa, senza altri strumenti, altre cose, il cellulare magari lo metti via. Questo può essere un inizio di cambiamento. E questo è proprio un punto importante, che il cambiamento avvenga in modo naturale. In questo modo il cambiamento sarà più duraturo. Io ti aspetto nella prossima puntata.